Purtroppo la presentazione è arrivata in giornate tristi per Spoltore a causa della tragedia di Alessandro Neri, ricordato all'inizio dell'incontro cui ha preso parte anche il sindaco Luciano Di Lorito. Il regista Francesco Gagliardi ha ricordato: «Non è facile parlare di commedia, di risate in una circostanza così poco felice. Possiamo però utilizzare la cultura come traino per i giovani e meno giovani. La cultura in tempo di crisi è troppo spesso penalizzata, può però muovere gli animi e dare una grande opportunità a realtà territoriali come quella di Spoltore, che ha tanto da offrire, ma che ha bisogno di essere valorizzata. Io non sono lui, la nuova commedia prodotta dalla FG Pictures si avvarrà quindi della formula del cineturismo, valorizzando i territori abruzzesi a partire proprio dal comune di Spoltore. Non saranno solo i monumenti e gli scorci tipici del luogo ad essere veicolati attraverso questa commedia, ha aggiunto la coregista Stefania Capobianco, ma anche gli aspiranti attori del territorio, che avranno modo di essere selezionati per piccoli ruoli durante i casting che saranno organizzati nei prossimi mesi. Spoltore si trasformerà dunque presto in una piccola Hollywood. L'attore Adolfo Margiotta, protagonista di Io non sono lui e coautore, ha spiegato come il film nasce dalla volontà di raccontare tematiche attuali e spesso tragiche attraverso la forza della commedia. Il protagonista del film sarà sul punto di farla finita, la sua azienda di pompe funebri va in crisi poiché gli abitanti del paese in cui vive sono tra i più longevi d'Italia e non ci sono più morti. La compagna lo lascia in tronco e la banca gli nega un prestito, ma la vita gli concede una seconda opportunità.